Bertini vorrebbe fare oggi delle spontanee dichiarazioni. Sentiamo Bertini che ci vuole dire. Buongiorno innanzitutto. Io mi scuso se non sarò chiaro o comunque che possa avere delle difficoltà comunicative, perché non sono abituato a parlare in questi consessi, però insomma ci tenevo a dire alcune cose che mi sembra siano importanti. Innanzitutto volevo rimarcare un fatto. Io sono un arbitro di calcio praticamente da una vita, ho cominciato a fare l'arbitro a 16 anni e ora che ne ho 46 sono ancora un arbitro, sono ancora all'interno dell'Associazione Italiana Arbitri. Nel corso di questa vita sportiva sono stato abituato a rispettare le regole che scritte nel regolamento e anche quelle non scritte che mi venivano tramandate appunto all'interno della mia associazione e prima ancora da mio padre, che è stato un arbitro di calcio prima di me. E quindi sono sempre stato ligio a questo tipo di atteggiamento e di comportamenti. Non ho mai fatto parte di alcuna associazione a delinquere, perché mi è suonato assolutamente strano, alieno il fatto di essere appunto accostato a una fattispecie di questo tipo. Al limite avrei potuto essere associato ad una non associazione, paradossalmente faccio questo tipo di inciso, non associazione perché ogni partita si è sottoposta a delle critiche, soprattutto dalle società, perché ci sono sempre delle società scontente, ogni partita che si va ad arbitrare, e ogni partita si crea, ho paradossato questa formula, una non associazione, e periodicamente, sistematicamente si va a far parte di una non associazione. Anche con il signor Moggi, con la Juventus, ho fatto parte di non associazione, perché o dissociazione, mi correggono in termini più semplici, perché anche la Juventus, così come praticamente tutte le altre squadre che sono andate ad arbitrare, in maniera sistematica sono state scontente del mio arbitraggio, del mio operato, del mio e di quello di altri miei colleghi che di volta in volta sono andate a dirigere le partite. Perché è assolutamente normale il fatto di sbagliare. L'arbitro va in campo e sbaglia, non sempre sbaglia o può anche non sbagliare, nonostante questo è sottoposto a delle critiche che sono a qualche volta, anzi spesso, il più delle volte ingiuste. L'errore dell'arbitro, ripeto, è tanto più rimarcato e tanto più evidenziato, tanto più lo si mette in connessione e in comparazione con le immagini che si va a vedere in televisione. Quella è un'altra partita, lì ci sono è un altro calcio, un altro modo di interpretare la partita, e l'arbitro è una persona, non potrà mai essere in comparazione con un sistema del genere, perché ci sono ogni partita, dico poco, 30 telecamere, quindi 30 punti di osservazione diverse che l'arbitro ovviamente non ha, quindi si ha una realtà completamente sfalsata, diversa da quella che si va ad esaminare all'interno del terreno di gioco. E quindi l'arbitro sbaglia, e anch'io ho sbagliato nel corso della mia carriera, ma l'ho fatto ovviamente pensando di far bene, quindi prendendo le decisioni all'istante, quindi cercando di fare sempre il meglio e non sicuramente per avvantaggiare o svantaggiare qualche squadra. E probabilmente l'ho fatto anche con la Juventus e con Moggi, con il quale poi sono stato associato, almeno leggendo il... Ma l'ho fatto sia a favore che contro, e quindi ho prodotto e fatto degli errori che possono essere stati interpretati sia a favore che contro appunto Moggi, sia a favore che contro le altre squadre che erano in competizione con la Juventus in quel momento. Faccio solo... rimarcare una cosa che probabilmente non è stata presa in considerazione nel momento in cui sono state formulate le accuse nei miei confronti. Ripeto, io sono stato associato alla Juventus, nel caso specifico nel campionato 2004-2005, per aver arbitrato quattro partite, o almeno cinque partite, almeno mi sono state contestate nel capo di imputazione cinque partite, tre delle quali della Juventus. La Juventus in quel campionato con me ebbe una media punti inferiore a quella che poi ottenne nell'intero campionato.
cioè con me ottenne un risultato inferiore rispetto a quello che poi ottenne con altri arbitri che non sono qui presenti all'interno di questo processo. Con me il Milan, che era il competitore principale di quel campionato, ottenne più punti di quanto non ne ottenne la Juventus e più punti di quanto non ottenne il Milan nella media complessiva del campionato. Per essere individuato come arbitro appartenente ad un gruppo, ad un'associazione, francamente ci sono dati, ripeto, che non tornano. Nel caso specifico, nella partita che è stata denominata dai giornali in particolare la regina di tutte le partite che sono poi confluite in questo tipo di in questo processo, Juventus-Milan, mi preme solo rimarcare una cosa. Io credo, e l'ho fatto perché credo di aver rivisto almeno 15 volte quella partita, non mi do pace sul fatto che possa essere stata valutata così come è stata dalla pubblica accusa. Quella fu una partita arbitrata assolutamente bene, e non lo dico io, lo dice ovviamente le persone che dovevano giudicarmi, nel caso specifico gli osservatori che vennero a vedere quella partita, oltre anche qualche critico che è più oggettivo di altri nel valutare ci sono alcuni dati importanti di quella partita che l'avvocato dirà meglio in fase di discussione, però a me preme così enunciare perché in quella partita, dei dati che riguardano l'intera stagione 2004-2005 riguardante le mie prestazioni. Io nella stagione 2004-2005 ho arbitrato 23 volte in Serie A e sono poi quelli dati che confluiscono in questa specie di statistica. Ho combinato 35 ammonizioni per la squadra di casa e 41 ammonizioni per la squadra in trasferta, quindi in maniera abbastanza equa in termini percentuali, perché i numeri hanno comunque una valenza indipendentemente da... Siccome non posso difendermi sul fatto specifico, perché non ho contestazioni, non hai dato un rigore, devo difendermi su dati che in qualche modo possono essere oggettivamente valutati. Con una media di ammonizione a partita di 1,52 per la squadra di casa e di 1,78 per la squadra ospite. Con punizioni, le punizioni fischiate, cioè gli interventi tecnici fischiati in quella stagione sono stati 449 a favore della squadra di casa, 437 a favore della squadra ospite, quindi con un equilibrio abbastanza marcato, quindi con una media interventi di 19 punizioni a favore, 0,52 a favore della squadra di casa e 19 secchi a favore della squadra ospite. Scusate, non ho fatto un preambolo, questi dati sono dati SIX, che è la società che fornisce i dati ufficiali alla Federazione Italiana Gioco Calcio, oltre che tutti i filmati relativi alle partite che andiamo a dirigere domenicalmente. Ho fischiato 4 rigori in quel campionato, 2 alla squadra di casa e 2 alla squadra ospite. Ho combinato 3 espulsioni, 2 alla squadra di casa, 1 alla squadra ospite. Nel caso specifico Juventus-Milan ci fu un media di falli fischiati di 42 falli fischiati, di cui 15 a favore della Juventus e 27 a favore del Milan, con un solo ammonito, in questo caso contro la Juventus, perché ammonì un giocatore della Juventus. Quindi con uno scostamento rispetto alla media del campionato di circa 4,5 falli in meno alla Juventus rispetto alla media e di circa 8 falli in più per la squadra ospite. Io capisco che sono, però purtroppo ho solo questo questo e le risultanze di quello che hanno scritto gli osservatori che sono venuti ad arbitrare. Non posso difendermi in altro modo se non in questa formula. Ripeto, l'osservatore in quella partita fu estremamente soddisfatto del mio operato. Forse un errore commisi riguardando le partite fu quello di aver fermato Kakà, che è un giocatore del Milan, che subì un fallo, combinando l'ammonizione al giocatore della Juventus che aveva commesso il fallo, perché avevo ritenuto che il fallo fosse duro e non mi ero accorto che Kakà invece, pur subendo il fallo, era nella condizione di poter continuare a giocare l'azione. E quindi fermai il gioco in funzione di un mancato vantaggio. Quello è forse l'unico errore che mi riconosco in quella partita, umanamente pensando, cioè da quello che riuscivo e potevo vedere all'interno del campo. Per quanto riguarda un'altra partita in contestazione,
dove invece ci sono fatti specifici che mi vengono contestati, cioè Inter-Fiorentina, nelle quali io avrei ammonito due giocatori della Fiorentina che la domenica successiva non avrebbero giocato con la Juventus, posso dire che questo capo di imputazione mi era stato sollevato in prima battuta nel processo sportivo, dove che era fu coordinato, l'accusa fu coordinata da Borrelli, e in quell'occasione, andando a sentito da Borrelli stesso in sede di interrogatorio, io potei difendermi nello specifico portando i filmati della partita e facendo vedere che quelle due ammonizioni non potevano non essere fatte, cioè erano due ammonizioni assolutamente da regolamento che io non potevo esimermi dal fare, e anzi, siccome poi la partita ho avuto la possibilità di riguardarla in maniera più approfondita successivamente, come, e riguardando anche il tema dell'accusa che mi imputava il fatto di aver ammonito due giocatori diffidati che non avrebbero giocato la partita successiva, posso dire che quella partita i giocatori della Fiorentina diffidati erano tre, e c'era anche Dainelli, che era il perno centrale della difesa della Fiorentina, che commise in quella partita almeno cinque falli che potevano valere l'ammonizione, e io sbagliai a non ammonire anche Dainelli per quel caso. Quindi un altro errore fatto in funzione della va a confutare quello che è l'effettività dei provvedimenti poi presi all'interno di quella partita, appunto. Per me, ora non voglio dilungarmi oltre, tanto ripeto, sulle altre partite ho gli stessi dati, se l'avvocato lo riterrà opportuno e giusto farà le stesse valutazioni sulle partite sulle quali sono stato chiamato a rispondere. C'è un altro fatto importante per quanto riguarda quel campionato. Ripeto, io sono stato accostato alla Juventus e sono qui a difendermi per aver avvantaggiato la Juventus. Io in quel campionato ho commesso molti errori, come ho detto prima, ma uno forse importante, molto importante, che condivido nella responsabilità con il mio assistente in quella partita, ed era un errore fatto nella partita Atalanta-Milan, che era in contemporanea nella stessa giornata di Roma-Juventus, si giocava nello stesso giorno, in anticipo di sabato, la mia partita si giocava alle 18 e la partita Roma-Juventus si giocava alle 20:30. In quella partita io commisi un errore non espellendo un giocatore del Milan, Nesta, per fallo da ultimo uomo, perché semplicemente mi ero trovato in un'azione di contropiede a 50 metri dal posto dove doveva essere valutata, dove successe il fallo. Ero lontano, il mio assistente nel caso specifico non prese il provvedimento delle espulsioni, quindi non mi aiutò a prendere il provvedimento, io commisi quell'errore. Quella partita, che era nel risultato di 1-1 e mancava ancora 20 minuti alla fine, avrei dovuto lasciare il Milan in 10 uomini che, ripeto, in contemporanea con Roma-Juventus avrebbe potuto determinare il campionato. Io, non espellendo Nesta, sbagliando, ripeto, feci un favore e un vantaggio al Milan, che al 94esimo segnò la rete del 2-1 vincendo a Bergamo, con critiche enormi. Io, se volete, vi porto la documentazione di quella giornata. Fui massacrato per questa cosa, anche dal signor Moggi, fui massacrato. Per cui, ripeto, io di errori ne ho fatti, ne farò nella vita, non nell'arbitraggio, perché questa è stata una cosa che mi è stata tolta ripeto, in maniera ingiustificata, credo, anche perché io ho subito due processi sportivi, da questi processi sportivi sono uscito senza mezz'ora di squalifica, e mi trovo qui a difendermi in un contesto dove trovo come mia controparte la federazione che si è costituita parte civile, che nel processo sportivo mi ha assolto. Questa è un'altra tipicità. Credo di aver pagato molto per questa storia, come hanno pagato altri chiaramente, ma io mi riferisco solo alla mia posizione. Aver pagato tanto in termini di 4 anni di vita praticamente cancellati, e non solo, conseguenze dal punto di vista professionale, lavorativo e familiare. Nulla, confido in un giudizio rapido. Il fatto stesso che la nostra posizione abbia voluto rinunciare ai testi conferma il fatto che vogliamo e voglio arrivare il prima possibile ad un giudizio. Grazie, è finito.